Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. Siamo per le vie oggi. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi e i ringraziamenti dovuti al nostro onnipotente Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Ruka Kodash. Voglio mandare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone, GMS, per avermi insegnato questa verità. Oggi parleremo un po' di quello che sta succedendo in tutto il mondo e come dobbiamo comportarci e di avere anche una fede davvero salda in questa verità, di non mollare fino alla fine, perché siamo quasi arrivati alla fine, ok? E inizio questa lezione leggendo dal libro di Giovanni, Giovanni 15, e versetto 20, che dice: ricordatevi delle parole che vi ho detto, il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questo è quello che sta succedendo in molti degli eletti, ok? Dei così chiamati eletti, che stiamo sperando di essere contati tra gli eletti. Se il Padre Yahweh Bahashem Yahweh Shai vuole, saremo parte di questi eletti, ok? E loro stanno soffrendo diverse persecuzioni ultimamente, sia al lavoro, sia tra l'amicizia, sia nella famiglia, ma non dovete mollare, dovete farvi forte, ok? Queste cose sono previste, come abbiamo letto qui, li leggo di nuovo, e questo è Yahweh Shai che sta parlando. E dice: ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Perciò tanti di noi soffriamo, cerchiamo di insegnare questa verità a tanti altri, ma sembra che non c'è nulla da fare. Non li possiamo svegliare, ok? Hanno fatto questa stessa cosa al nostro Salvatore Yahweh Shai, che questa è la stessa identica cosa che faranno anche a noi, ok? Soffriremo tante cose a causa di questa verità. Dobbiamo farci coraggio e sperare nella corona che ci verrà dato, in tutte le belle cose che ci verrà dato nel nuovo regno, quando torna il nostro Salvatore Yahweh Shai. Ok, e andiamo a leggere dal libro di Matteo, capitolo 10 e versetto 22. E Matteo 10, 22 dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ok? Questo lo dice chiaro e rotondo. Saremo odiati a causa del nome del figlio Yahweh Shai. Ok? Perché ci sono delle persone che ci vedono adesso e ci prendono in giro. Ci prendono in giro appena sentono nominare il nome vero del Padre Yahweh e il nome vero del suo figlio Yahweh Shai. Gli sembra una cosa davvero strana, perché hanno continuato sempre a bevuto, hanno continuato sempre a bere dal calice amara delle menzogne, delle filosofie del mondo, e allora sono ubriachi da queste cose qui, sono ubriachi dalle menzogne. E hanno il cuore girato alla verità, contrario proprio alla verità. E una volta vengono a sentire la verità, gli sembra una cosa stranissima.
e viene fuori proprio quel spirito di demone che hanno dentro. Ok? Non dovete avere paura di queste cose qui. Parlando ai fratelli fedeli in questa verità qui, coloro che seguono i comandamenti e amano Yahweh, wa Yahweh Shai, che è suo figlio. Ok, non dovete avere paura di queste cose, sono già previste nelle scritture, devono succedere. Ok? E leggo di nuovo, ripeto. E dice, questo è Matteo 10:22, dice, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Dobbiamo tenerci saldi. Dobbiamo perseverare fino alla fine. Ok? Non c'è nulla più bello. Non c'è nulla più bello di arrivare a quel giorno e vedere tutto ciò che abbiamo predicato finora arrivare. Vedere i cari della salvezza, i cari di Yasharala, i cari del nostro Signore Yahweh, wa Yahweh Shai, quando arriveranno a salvarci e quando verremo dati delle corone. Non esiste una cosa ancora più bella di questo. Ok? Quando verremo tolti da questo regno degrado, questo regno di malvagità, questo regno di schiavitù e sofferenza, quando saremo nominati dei re, dei principi, del potere unico, Yahweh, non c'è una cosa più bella di questo. Perciò dobbiamo perseverare fino alla fine. Continuate, non fatevi prendere sotto da queste persone qui. Ok? Intanto, quando c'era il Salvatore, Yahweh Shai, maggior parte erano contro di lui. Ok? Lo odiavano. Perciò, come abbiamo letto prima nel libro di Giovanni, capitolo 10, quello che è successo al nostro Signore, al nostro Maestro Yahweh Shai, succederà anche a noi. Perciò dobbiamo perseverare fino alla fine. E parlo dall'esperienza, anch'io, cioè, ho avuto, per questa verità, ho avuto problemi a casa con i familiari, ok? Mi hanno dato diversi nomi, hanno detto di tutto su di me, anche al lavoro, ok? A causa di questa verità vieni odiato e vieni visto come uno strano. Ma va bene così, va bene così, perché è scritto anche nelle scritture che quando venite perseguitati dobbiamo gioire. Quando veniamo perseguitati a causa di questa verità, dobbiamo gioire. Vuol dire che stiamo facendo le cose giuste e vuol dire che siamo sulla carreggiata giusta, ok? Perché, come state vedendo, il mondo sta ballando. Sta proprio ballando, anzi, tanti spereranno di tornare nel 2020, perché questo 2021, vedi, siamo appena entrati nel primo mese, il così chiamato primo mese, che sarebbe giustamente l'undicesimo mese, inizierà domani quando scende il sole, ok? E per capirne di più, c'è un fratello che ha fatto la lezione sui calendari, come è stato cambiato. Comunque, quello che volevo dire è che già primo mese vedete tutto quello che sta succedendo, tutti i disastri che stanno succedendo, già neanche 15 giorni, ok? Ora andiamo a prendere un altro versetto e leggiamo dal libro di Salmi, capitolo 10, versetto 2, che dice, Salmi 10 e 2 dice, iniziamo a leggere dal versetto 2, dice, l'empio nella sua superbia, la parola l'empio sappiamo che vuol dire i malvagi, ok? Il malvagio nella sua superbia, perseguita con furore i miseri, ok? Essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi, ok? Poiché l'empio, il malvagio, si gloria delle brame dell'anima sua,
Anzi, andiamo a prendere un'altra versione e vediamo cosa dice. Prendiamo la versione Diodati Riveduta, che dice, dal versetto 2, l'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri, ok, i poveri. Essi rimangono presi nelle macchinazioni che gli empi hanno ordite, ok? Poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza l'Eterno. È questo che stanno facendo i malvagi. Se tu vieni fuori a parlare della verità, dicono che stai parlando, stai spargendo odio. Stai parlando contro questo, ok? Perché non vogliono sentire la verità. Vogliono che tutti noi facciamo quello che ci dicono di fare, che è quello di seguire le menzogne del mondo, di essere omosessuali, di chiamare un Dio falso, di appartenere a queste religioni false. È tutto questo che vogliono che noi facciamo, ma dalla forza di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, noi abbiamo conosciuto questa verità che ci porta avanti, ok? Ora andiamo avanti a leggere e dice, tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio, le sue vie sono prospere in ogni tempo, sono troppo alta per lui, sono i tuoi giudizi. Egli soffiano contro tutti i suoi nemici. Leggo di nuovo. Cioè, questa versione non fa capire molto bene. Anzi, vado a prenderlo sulla traduzione che c'è, come vi ho fatto vedere sulla Blue Letter Bible. Ok? E questo era il libro di Salmi 10. Allora, prendiamo Salmi capitolo 10, inizia a leggere dal versetto di 2. Dice, i malvagi nel suo orgoglio perseguita i poveri, si hanno presi con i stratagemmi che hanno immaginato. Ecco, vedete perché? Di avere una spiegazione più chiara delle scritture, se utilizzate questo strumento, la Blue Letter Bible, e fate la traduzione, vi dà spiegazioni ancora molto più chiare, ok? E dice, il malvagio nel suo orgoglio perseguita i poveri, si hanno presi con i stratagemmi che hanno immaginato, poiché l'empio si vanta dei desideri del suo cuore e benedice gli avidi, che l'Eterno detesta. Non è quello che stanno facendo. Loro danno la luce buona sulla malvagità, su quello che dice il Padre, sulle scritture, che non va bene. Idolatria, avere delle statue, degli idoli, e avere una forma di santità che non lo è, che è tutto malvagità. Danno sì e aiutano e promuovono proprio promuovono come si dice i omosessuali e queste cose qui, che il Padre dice proprio di no. A chi dovete ascoltare? Questa rimane a voi, una scelta che dovete fare. E andiamo avanti. Versetto 4 dice, il malvagio attraverso l'orgoglio del suo volto non cercherà Dio. Non cercherà Yahweh, il Dio vero. Ok, il malvagio attraverso il suo orgoglio non cercherà mai. E non cercherà mai il Padre, ok? Perché lui è stato programmato così. Nel suo cuore la verità non c'è e non può accettare nemmeno la verità. Perché il suo cuore è stato programmato così, ok? E dice, Dio non è in tutti i suoi pensieri, ok? E tutto quello che fanno vedere fuori, che sono fedeli, sono delle bugie, sono degli inganni.
fanno solo vedere queste cose, come dicono le scritture, una forma di santità, ma dentro sono proprio cadaveri di maligno, ok? Dio non è in tutti i suoi pensieri. Andiamo in versetto 5 e dice: le sue vie sono sempre dolorose, i suoi giudizi sono molto al di sopra dei suoi occhi. Quanto a tutti i suoi nemici, sbuffa contro di loro. Ok? Se tu non vai d'accordo con quello che dice il malvagio, cominceranno a dipingerti il cattivo, cominceranno a girare la storia contro di te. Ed è quello che sta succedendo. Ok? Dove i veri santi diventano i cattivi e i veri diavoli diventano i santi. Ok? Egli ha detto nel suo cuore, versetto 6, egli ha detto nel suo cuore: io non sarò mai smosso, per sarò mai essere nelle avversità. Perché loro credono che continueranno sempre a regnare, per sempre. Non credono che un giorno finirà questo regno. Non credono. Ma quello che succederà gli lascerà bocca aperta. Perché torna il padre, il figlio del padre, ok? Torna a liberare questo regno dalla mano dei malvagi. Loro credono che questo non succederà, infatti stanno creando diverse cose. Hanno fatto l'esercito spaziale per combattere contro i cari del padre. Ma quel giorno, Yahweh Bashem, Yahweh Shai volendo, noi vedremo queste cose qui e rideremo. Perché loro credono che non verranno mai giù. E questo non è un gran blasfemo. Il padre dice che questo regno sarà preso dalla mano dei malvagi e sarà dato ai santi. Ma loro non ci credono. E questi stessi sono coloro che vi dicono quello che dovete fare. Sono coloro che si sono messo la tuta dei santi addosso, facendo vedere che sono loro i santi, quando non lo sono, ok? Versetto 7. La sua bocca è piena di maledizione, inganno e frode. Leggo di nuovo: la sua bocca è piena di maledizione, inganno e frode. Sotto la sua lingua c'è malizia e vanità. Questo è chiaro. Li vedete sul podio, i politici, questa gente qui, parlano tutto gentilmente, sembrano proprio degli angeli, ma sono degli strumenti di malvagità, non vogliono che voi stiate bene. Questa società è costruita su schiavitù dei santi, ok? Il Papa che siede là nel Vaticano, è pieno di tante sangue nelle mani, adozioni dei bambini, moleste dei bambini, ma quando vi parla come un santo, come un angelo, ma invece dietro è un gran serpente. Ma la gente è cieca, ed è questa stessa gente che vi hanno ammazzato, che vi hanno messo nella povertà tutta la vostra vita. Tutto all'improvviso si sono girati e vi amano, vi vogliono aiutare, vi vogliono salvare dal virus che non c'è. Ok? Tutto all'improvviso così. La gente dimentica troppo presto. Basta tornare nella storia e vedere quello che hanno combinato questa gente. Hanno combinato più maligni che bene. Non hanno neanche fatto nessun bene. Ok? Infatti nel libro di Osea 4:8 dice: il mio popolo è distrutto dall'ignoranza. Sto parafrasando, dall'ignoranza viene distrutto il popolo, ok? Versetto 8 dice: si siede nei luoghi in agguato dei villaggi, nei luoghi segreti uccide gli innocenti.
I suoi occhi sono rivolti privatamente ai poveri. Non è quello che stanno facendo? È questo che stanno facendo. Per risolvere, diciamo, per risolvere tanti problemi, i soldi che usano per combattere nelle guerre in 8 giorni riescono a dare da mangiare a tutto il pianeta intero per un anno. E poi vi dicono diverse bugie. È questa gente a cui dovete dare la fiducia di salvarvi. Io dico tutto questo e vi consiglio di andare a leggere proprio questo libro qui, ok? Il libro di Salmi, capitolo 10, leggete tutto. Questo sta parlando dei malvagi, coloro che ci stanno governando adesso. E fanno finta di essere i santi, fanno finta di amarvi, vogliono salvare il mondo, ma sono dei serpenti, ok? Questa gente non gli puoi dire nemmeno la verità. E questi sono anche presenti nelle vostre case, nei vostri lavori. Hanno le orecchie tappate alla verità. Una volta che tu gli spieghi la verità, diventano contro di te. Ok? Perciò fatevi forti e non mollate. Vado a leggere. Perdonatemi. Vado a leggere il libro di Apocalisse. Libro di Apocalisse, capitolo 18, e leggo 3, ok? Anzi, forse mi conviene usare la Blue Letter Bible. Apocalisse, Apocalisse 18. E versetto 3, questo sta parlando di coloro che governano la terra, ok? In questo momento, come sapete, questa terra è data nelle mani dei malvagi, come vi ho sempre letto, ok? È nelle mani dei malvagi in questo momento. Il figlio del padre, Yahweh Shai, deve venire a prendere questo regno dalla mano dei malvagi e darlo ai santi. Il libro di Apocalisse, capitolo 18, versetto 3 dice: poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione. Che cosa è questo? Il calice del suo vino sta parlando delle sue filosofie, delle sue menzogne, delle sue religioni, ok? Questo è il calice del suo vino, ok? E se sono tutti ubriachi da queste filosofie, posso essere quello che voglio essere, il Dio, io sono il Dio sta dentro di me, e questo e l'altro, dicono tutte queste cose, ma non hanno la verità, non seguono nemmeno la verità. Usano questo per coprire, per dare un volto di santità alla gente, ma dentro sono pieni di calunnie, menzogne e malvagità, ok? E dice: poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei. Infatti, tutti i paesi che sono in commercio insieme, quello che sta parlando qui, che hanno approfittato da tutta la democrazia americana, ok? E tu che non segui la sua democrazia, ti dipingono proprio in nero proprio, ti fanno diventare quello cattivo, quello malvagio, quello contro il successo. Ma invece, che cos'è questa democrazia? È una gran cavolata. Ok, va tutto contro le leggi del padre, ok? Loro hanno combattuto questi ultimi anni, fino anche oggi continuano a combattere per la legalizzazione che due uomini possono sposarsi insieme,
e il padre parla contro queste cose qui, ok? Tutte le cose che parla il padre, loro fanno il contrario. E questo è la democrazia. E i paesi che non accettano vanno bombardati, ok? Vanno segati e messi in povertà. E così opera. Comunque, la sua fine è arrivata. Babilonia sta per cadere. E come sapete, la Babilonia che sta parlando di qui è l'America. E tutti i suoi complici, paesi europei, Italia, Germania, Inghilterra. La fine del loro regno di malvagità è arrivata, ok? Perciò stiate forti e saldi in questa fede. Non fatevi muovere da tutto quello che dicono questa gente che non capisce un bel tubo, ok? Perché quello che stanno cercando di fare adesso è demoralizzare i santi, ok? Farli perdere la concentrazione a questo regno che sta per arrivare, perché lo fanno anche a me, perciò non dovete mollare. E dice, questo è Apocalisse capitolo 18, versetto 4, e dice, e udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da lei, popolo mio, uscite da lei, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e che non riceviate le sue piaghe. Eh sì, uscite, ed è questo che siamo qui a fare, per chiamare la casa di Israele, i figli di Giacobbe, sparsi in tutto il mondo. Svegliatevi e venite fuori da queste menzogne qui. Venite fuori da queste filosofie, venite fuori da queste religioni, venite fuori da questa vanità e superbi, ok? Venite fuori da questo mondo e portate il vostro cuore verso il mondo ad avvenire, che quello è il mondo dove regnerà il bene, perché ora sta regnando il male. Noi stiamo cercando di svegliare i figli di Israele, e che cosa fanno? Cercano di buttarci giù di spirito, ok? Dunque non mollate, figli di Israele, coloro che sono nella verità, che stanno facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Non mollate, non è il momento per mollare. E sì che inizieranno a succedere altrettante cose davvero gravi, ok? Ma non mollate. Questo regno è arrivato alla sua fine, perciò rimanete saldi, ok? Detto questo, spero che siete stati edificati. E per aggiungere di nuovo, noi crediamo della Great Millstone, crediamo che il marchio della bestia sia il microchip, ma in stesso momento sappiamo che i malvagi, in questo veleno che stanno facendo, avete già capito perché non posso nominare, in questo veleno riescono a mettere anche dei microbot. E infatti è un veleno per modificare la vostra DNA, ok? Perciò non dobbiamo prenderlo. Detto questo, spero che siete stati edificati e spero che vi è arrivato il messaggio. E voglio chiudere dando tutti i lodi al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Rukah Kodash. Shalom, alla prossima. I miei saluti a tutti e i doppi onori agli apostoli anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Shalom, alla prossima.